Sono arrivato alla Scarsuola ed è un luogo che devo visitare assolutamente. Di solito per essere visitato però c'è bisogno di inviare una richiesta scritta. Io questa richiesta l'ho inviata ma non ho ancora ricevuto risposta, quindi non so che fare, però in realtà vedo che il portone è aperto, quindi io quasi quasi proverei, speriamo bene. Avverto subito che si tratta di un posto nascosto al mondo. Come nel giardino di Bomarzo, anche qui tutto sembra misterioso e si ha la sensazione che dietro ogni angolo si nasconda una sorpresa. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivato. Grazie. Come va? Bene. Allora, io voglio sapere una cosa. Chi sei? La presentazione. Vorrei saperlo anch'io. Molto bella come risposta. All'anagrafe? All'anagrafe mi chiamo Marco Solari. E sì, e? Qui alla Scarsuola si direbbe sono il custode. Ok, il custode di questa meraviglia, che cos'è? Questo è un sogno di Tommaso Buzzi, l'architetto che l'ha ideata e progettata nel 1921 a Milano. Creando una struttura apparentemente complessa, però che in realtà ha dei punti cardini. C'è tutta questa struttura gigantesca che è complessa, perché in realtà che cosa rappresenta? Un vascello. Ok. Con la poppa da questa parte e la prua. Sì, il castello di poppa, okay. Il ponte, il castello di prua e la prua. E sulla prua, ecco, forse la parte pure più. E sulla prua lui mette un affastellamento di edifici che, siccome è una nave, quindi pensate il Mediterraneo, tocca le varie civiltà. Quindi dalla piramide l'Egitto, per passare poi alla Grecia con il Partenone, per passare poi alla Romanità con il Colosseo e il Pantheon e arrivare poi alla Torre di Mantova, okay, fino al che rappresenta il Rinascimento, italiano. Quindi le varie tappe. Quindi un viaggio nel viaggio. Sì, quindi un viaggio, infatti sogno nel sogno, diceva. Ok, quindi un viaggio onirico anche sì. In questo senso. Perfetto, perché non iniziamo a farlo? Iniziamo. Grazie. L'architetto Buzzi era cosciente che per realizzare la sua opera avrebbe dovuto lasciarsi alle spalle ambizioni e desideri materiali e che per riuscire a rendere concreto il suo sogno doveva chiudersi in riflessione, come un eremita contemporaneo. Oh, eccoci qua al sole. Vediamo, questa è una parte, diciamo, posteriore del complesso. Sì, fa parte delle mura della città, che è chiusa da, appunto, da sette porte, di cui questa è dedicata al tempo. Ecco perché c'è la spirale oraria e dietro la spirale antioraria. È anche dedicata all'angelo, perché Buzzi aveva un colloquio giornaliero col suo angelo custode, che è il tramite. Ok, ma invece ho una domanda sul tempo. Qui, nella Scarsuola, sì. Il tempo che valore ha? Non c'è tempo, okay. Senza tempo. Cioè si entra, è come sì. In un parco giochi, sì. Si perde il tempo, nel senso che il tempo non ha più lo stesso ritmo di fuori. E Buzzi, diciamo, parlava molto della famosa Madeleine di Proust, quando intinta nel tè lo riporta indietro. Okay. E nel portarlo indietro ha una visione completamente diversa da quella che era stata al tempo della vista. Chiaro, chiaro. Quindi noi adesso giriamo praticamente lungo il limite esterno della città. Questa sorta, esatto, di mura sì. Difensive. E arriviamo alle mura metafisiche. E qui invece arriviamo davanti proprio qualcosa di nuovo, completamente diverso rispetto a prima. Alla dea madre. Un corpo femminile. La madre terra che cosa c'ha? C'ha per far sopravvivere tutti quelli che stanno in superficie il magma, fuoco. Proseguiamo di qua e vediamo cosa troviamo. Alla Scarsuola i simboli e le invenzioni architettoniche si incastrano come in un gioco di scatole cinesi. E davvero per godere appieno di tutte le sorprese devo lasciare ogni certezza e tornare bambino. E
questo... Qui siamo nella bocca della balena. Quindi entriamo nella balena. Perché Giona, Pinocchio, sono stati 3 giorni dentro il ventre della balena. Dopodiché vengono buttati fuori. Comincia il viaggio di trasformazione. Dopo la balena, adesso dopo la balena abbiamo l'ascensione. Iniziamo a salire. Sì, perché dobbiamo liberarci attraverso 12 rampe, le 12 fatiche d'Ercole, esatto, delle parti pesanti e arrivare alla nostra essenza. Interessante anche la presenza delle 12 fasi o fatiche che abbiamo ritrovato a Bomarzo, perché lì c'è Ercole che uccide Caco e quindi è il momento in cui si sopprime l'io interiore, l'ego soprattutto, per poi poter di nuovo salire e fare questo percorso, insomma, d'ascesa. C'è un simbolo davvero affascinante che sottolinea questa presa di coscienza, questa saggezza che il creatore del magico giardino rincorreva. E qui abbiamo davanti a noi questo cipresso che è stato folgorato nel 1970, ad agosto, da un temporale. È interessante che sia stato folgorato. Eh certo, è stato folgorato perché in effetti, a parte che Buzzi ha creato un campo magnetico e poi lui ha un fittone nell'acqua sotto, quindi è stato attirato. Certo, è curiosa questa cosa perché per i romani ciò che veniva toccato da un fulmine diventava sacro. Infatti lui qui fa da tramite tra la terra e il cielo. Andiamo a vederlo? Andiamo. Questo è una sorta di tempio solare. Sì, infatti è la volta stellare che fa da tetto. È dedicata al sole, perché il sole, in effetti, qui siamo all'est e sorge il sole. Con il cipresso folgorato al centro, che in realtà è anche una sorta di obelisco egizio. Anche. Nell'antichità, infatti, l'obelisco rappresentava proprio il raggio del dio sole che arrivava sulla terra, quindi... Thomas Albuzius Architect, perché lui veniva dalla famiglia latina degli Albuzzi, e c'è sempre l'occhio con l'ala. Esco frastornato dalla scarsuola, come quando ci si sveglia da un sogno intenso. Sento che qualcosa in me è cambiato. Fuori da certi ritmi frenetici, anche il mio cervello sembra più sveglio. Devo dire che per me è davvero difficile staccarmi da questo luogo. Questo era, insomma, anche il cortile dei congedi. Sì, dei congedi e delle grandi feste campagnole. Immagino. Perfetto. Guarda, non so come ringraziarti. Finalmente sono riuscito a vedere questo posto meraviglioso. È stato un viaggio nel viaggio, è stato un sogno. Non ho parole, veramente. Grazie. Ti ringrazio e alla prossima. Alla prossima. Grazie, Marco. Ciao, grazie.